Carissimi, buongiorno. Come vedete oggi ho un prolungamento del fattore occhio, nel senso che sono presbite, che non è una brutta parola, ma sono anche ipermetrope. Leggermente, che ho detto ipermetrope, questa è la parola giusta, ma è così difficile. Un pochino di vista in meno, un pochino però, non tanta. Perché ho gli occhiali? Perché oggi vorrei inviare un'ode. Civile, sana e anche distaccata, ma secondo me che potrebbe essere importante, ai vertici della Federcalcio. Nel caso specifico ha un bellissimo messaggio che ha spedito a tutte le società il dottor Zarelli, che come sappiamo è il presidente. Perché faccio questo? Vi sarà chiaro dopo, come sempre, anzi io me lo auguro che vi sarà chiaro dopo. Non la leggo tutta perché è abbastanza lunga, ma vorrei sottolineare qualcosa. Si torna a giocare con la speranza che esserci fermati sia realmente servito a riportare l'attività in un clima di sportività e serenità. Tutti noi abbiamo tratto grande forza da questa settimana di riflessione per dire no alla violenza, da qualunque parte essa arrivi e verso qualunque parte essa si manifesti. Giocare al calcio significa divertirsi, passione, alimentare i sogni di tanti protagonisti e così via. Tutto giusto, dottor Zarelli, tutto molto giusto. E non so quanto possa essere giusto un altro avviso delle società che irrigidisce in maniera forte, con delle nuove regole disciplinari e morali a questo punto, di rapporto nei confronti degli arbitri. Anche questa è una cosa molto lunga. Si dice ovviamente che se non si rispetteranno queste regole, pesanti sanzioni disciplinari a carico dei responsabili ritenuti inadempienti. Dottor Zarelli, ma non lo dico a lei, lo dico da più di 15 anni a tutti. L'errore che si è sempre fatto nella storia, e mi assumo la responsabilità di questa affermazione, è che non si può globalizzare una società, uno spaccato di questa società in modo sociale. Qui, signor Zarelli, dottor Zarelli, la cosa da fare è lavorare sull'uomo. Io in questo servizio, chiamiamolo così, di questo piccolo sito, come al solito pallonaro di questo piccolo presidente, inserirò un po' di memoria di quello che io, noi, No Fair No Play abbiamo fatto negli ultimi 15 anni, anche di più. Questo discorso del calcio che è un gioco, non una guerra, noi l'abbiamo realizzato qui a Monterosi. Chiedere ai responsabili della federazione che sono venuti a verificare se abbiamo diritto di citare la nostra realtà come realtà etica, scuola d'élite. Questo è il problema. Lo dico a tutti in questo momento, in questo caso, visto che io sto realizzando un sogno nella Tuscia, lo dico a tutta la Tuscia. Ma ovviamente questo è un discorso che va ampliato a tutte le realtà di paese, provinciali e, come ho già detto, anche nelle città, forse nelle città in maniera anche più feroce, più legata al concetto di business che rovina ovviamente ogni altra possibilità di franchezza, di onestà e di sincerità e di trasparenza nei rapporti. La realtà, signori, è molto più grave e perniciosa di quanto non venga detto. Non è sufficiente, creare una regola, o in questo caso farla durare una settimana privando i bambini che tra l'altro non hanno arbitraggio, se questo qualcuno non lo sa è bene che lo sappia. Quindi abbiamo impedito ai dei bambini di giocare e di divertirci. Siamo certi che abbiamo fatto una cosa buona. O siamo anche certi che il calcio sia totalmente malato, o come sempre stiamo parlando di piccole frange, come i tifosi che rovinano le partite o le fanno sospendere o fanno sospendere i campionati. Cioè, l'interrogativo merita di essere preso in considerazione. E allora io adesso sto per inserire una memoria, ma credetemi, una piccola memoria di quello che noi
No Fair No Play è da tanti anni all'interno della città di Monterosi, che è cresciuta in maniera esponenziale, è cresciuta sia nelle persone, è cresciuta nelle famiglie, è cresciuta nell'amministrazione comunale, è cresciuta nella comprensione di tutto l'aspetto sociale del lavoro sociale importante che si sta facendo. Ma questo va realizzato ogni giorno, va realizzato totalmente, sinceramente, realmente sui campetti di provincia o di paese. Bisogna stare sul campo per verificare quello che sto dicendo, cari signori. Vi invito a venirci a trovare, perché forse qui abbiamo realizzato la formula non legata a un evento mediatico che faccia diventare tutti buoni e tutti che giocano col sorriso. Ci vuole tempo, ci vuole un lungo programma, ci vogliono istruttori preparati, ci vuole un'idea, ci vuole un progetto, ci vuole una solidità della società. Ci vogliono tante cose e, ripeto, specialmente ci vuole tempo. Sono Gianfranco Zola, vi aspetto il 19 novembre in questa partita. Mi raccomando, non mancate. Per far sì che il gioco del calcio non sia più la guerra del calcio. Intanto c'è Bonolis con Maria Teresa. Sì, c'è Paolo Bonolis. Allora, Paolo Bonolis che ha fatto un primo tempo, oserei dire, d'attesa. Però... Un primo tempo d'attesa, dicono da studio. Io direi di no, un primo tempo per cercare di capire come misurare, come frenare queste belve, questi campioni che vi devono far passare. Che qua se no siete costretti in quest'area a difendervi e basta. Un primo tempo d'attesa che finisca. grazie Maria Teresa. Intanto è entrato in campo con il numero 10, Luciano Capponi, uno degli organizzatori. Emozionato, contento, è la partita che sognavi, un impegno che avevi preso, che è diventato poi comunque un lavoro organizzativo e sta andando benissimo. Sì, hai detto una cosa vera, io sognavo questa partita, l'ho sognata fin da quando ero piccino e quindi è abbastanza particolare, è strano che io la stia vivendo. Forse sono riuscito a trasmettere a tutti, agli allenatori, nella Nazionale Calcio TV, questo clima, quest'aria, e mi sembra che in qualche modo si possa parlare di un buon successo. Oh, grazie, mi ha portato per mano al centro dello stadio prima della partita. Il sentivo felice e protetto, però poi durante la settimana nessuno mi ha più preso per mano. Perché? A Catania, il 17 dicembre, per non dimenticare. Lo sai dove lei? Signora Daniela, quanto è importante far iniziare subito i bambini, magari così piccoli, proprio come suo figlio, ad avvicinarsi a un ambiente importante come quello del Monterosi, appunto? Sì, sono molto contenta, soprattutto perché lui è contento, viene volentieri, si diverte e, come dicevo prima, è un bellissimo ambiente dal punto di vista proprio dell'accoglienza. C'è uno staff di persone, sia gli allenatori, mister molto preparati, ma anche tante assistenti che sono pronte, insomma, anche alle piccole esigenze dei bimbi, perché poi sono bambini di 5 anni, quindi non sono proprio autonomi, indipendenti in tutto, diciamo. No Fair No Play sbarca Catania, sbarca con grandissimi personaggi per questa amichevole, poi parleremo delle finalità, ma qui vicino a me c'è Luciano Capponi, scrittore e regista, ideatore e anima di No Fair No Play e presidente del comitato etico di questa Onlus. E più in là, lo avete riconosciuto, Magic Box, ha fatto sognare Italia e Inghilterra, Gianfranco Zola.
Ma sono serate bellissime perché, ripeto, il messaggio che mandiamo avanti noi è quello di che si può fare sport a tutti i livelli, divertendosi, facendo divertire chi ci viene a vedere, senza che necessariamente si debba arrivare a situazioni estreme. Questo è il nostro messaggio, siamo qua tutti quanti con lo spirito di, ripeto, di divertirci e di far divertire gli altri. Spero che questo venga raccolto. E Gianfranco Zola lo vedremo un tempo in una squadra, come è giusto che sia, per un grande campione, un tempo nell'altra. So che Capponi non è contento perché lo vorrebbero 80 minuti, perché saranno due tempi di 40 minuti con sé, ma insomma è giusto essere generosi. No, ho fatto un accordo con gli arbitri, sarà un unico tempo di 80. Se cominciamo così con gli accordi, questo tempo dovrebbe essere finito almeno. C'è l'occasione, grazie a questa lunga sgroppata dello schermidore Cuomo, di passare in vantaggio Sandro Cuomo. Vediamo adesso, è lo stesso Luciano, perché lui gradisce essere chiamato così, Luciano Capponi. Dal dischetto c'è Gullo che va a disturbarlo, molto noto opinionista tra l'altro delle emittenti Tele Lombardia Antena 3. Parte Capponi e batte Tacconi ed è gol 1-0, gol di Luciano, l'organizzatore, il presidente etico di Noverno Play. Che delusione Tacconi, che delusione. Dopo lo sentiremo Stefano, prendo amorevolmente in giro in quanto un amico, ma Capponi ha portato in vantaggio No Fair No Play e quindi è l'1-0 festeggiatissimo. Caro papà, il calcio è un gioco, non una guerra. Quando sono in campo sorridi, non urlare, perché stanno certo che io do sempre il massimo. Perché poi io sono tuo figlio, non Pelé, non trovi? A scuola calcio mi ricordano che il calcio è un momento, non la vita, e mi aiutano a rispettare i compagni e gli avversari, e mi insegnano i segreti della tecnica. Non è bello, papà? Cara mamma, il calcio che conosco io non è quello degli stadi, dei procuratori e della violenza. E se diventerò un giocatore, lo racconterò al mondo, e quel giorno avrò tanti amici che la penseranno come me. Vi voglio bene, lasciatemi giocare. Perché poi, qui c'è il calcio, ma qui c'è il fosforo. E alla fine, se è rimasto qualcuno ad ascoltare, oggi come sempre è venerdì, domenica abbiamo la partita Monterosi contro Sassari Latte Dolce, che meraviglioso nome, questo latte dolce che inonda tutti i campi di calcio, è ovviamente un gioco, il Sassari me lo perdonerà, ma è fatto con infinita simpatia. Benvenuto Sassari Latte Dolce a tutti i tuoi giocatori, a tutti i tuoi dirigenti, se viene il presidente non lo so, ne sarei felice, e come sempre speriamo in una bella partita guardata con occhi attenti come sarebbe necessario sempre, per evitare cose che sarebbe meglio non vedere sui campi di calcio. E come sempre la famosa parola che è il protocollo di chiusura, au revoir, che uno direbbe francese, inglese, spagnolo, curdo, esseno, no, è proprio una sgrammaticatura italiana. Au revoir.